tutti, oggi proviamo insieme non uno, non due, ma tre prodotti di la marca PS. In mio possesso ho queste tre maschere, sono state comprate illo tempore fa perché da Primark ormai non ci vado da credo un anno. Le maschere sono tre, sono un set di cerottini per il naso per pulire il naso dai punti neri. Questo prodotto costa 1,50 € e sono 4 striscette, insomma, per il naso, quindi si possono fare, presuppongo, 4 applicazioni e si chiamano Deep Cleansing No Strip all'aloe. E semplicemente il modo d'uso è andarsi a sciacquare il naso, la faccia, applicare per 10-15 minuti la striscetta e poi rimuoverla. Non ho molta fiducia in queste striscette della marca PS, forse in passato le avevo anche già provate e meh. Credo che questo lo faremo come primo step. Poi abbiamo la maschera Blueberry Cream Mask. Questa costava la modica cifra di 1 euro, dice che è made in Corea e dovrebbe avere un effetto per pulire la pelle. Sono 15 ml e sostanzialmente va applicata sul viso, lasciata in posa 15 minuti e risciacquata. E infine abbiamo una maschera per labbra, Lip Care Gel Patch, quindi Arribes, da 1,50 €, in questo caso credo sia solamente una, di nuovo dice made in Corea, nutriente, e credo sia una maschera usa e getta. Come istruzioni dice di lavare il viso, prendere la maschera, applicarla, tenerla in posa 15-20 minuti e poi togliere e siete risciacquare e siete con delle labbra bellissime. Niente, io direi di provare. Vediamo come sono fatti insieme queste striscette per il naso. Allora, interessante, sono ognuna chiusa in una bustina, quindi possono rimanere protette a lungo. Andiamo a aprirne una bustina e poi mi vado a lavare il naso con l'acqua calda e applicare la striscetta. Così. Ok, striscetta applicata, vediamo che succede in 20 minuti. In genere non è che queste striscette mi entusiasmano, c'è solo alcune marche con cui mi trovo bene, tipo Biore, però vediamo, queste sono molto economiche. Hanno però aderito bene e hanno un profumino gradevole, molto di pulito. Dunque, sono passati circa 5-10 minuti, ma io me lo toglierei perché questo cerottino sembra completamente asciutto e per esperienza questi cerottini è meglio non farli calcificare sul naso, se no vi rimane tutto l'adesivo appiccicato sul naso e non vi toglie niente. Proviamo. Allora, una parte mi è rimasta incollata sul naso, però la maggior parte del cerottino è venuto via correttamente, direi. E vi dirò di più, non ha fatto un lavoro stratosferico, però i punti neri più grossini li ha tolti. Sono stupita in positivo calcolando il costo di questi cerottini, che è veramente low cost. Non mi è dispiaciuto perché, insomma, a volte ho speso di più per questi cerottini e ho ottenuto meno. Direi di sciacquarsi questi rimasugli di colla e poi provare insieme la maschera, anzi le maschere. Eccomi tornata, mi sono scordata di dire che annusando meglio il cerottino, avendocelo sul naso, secondo me non sa di pulito, secondo me sa di rosa, che non c'entra niente con l'aloe che dovrebbe essere l'aroma del cerottino, però secondo me quello è l'odore principale di questi cerottini. Andiamo a provare la maschera.
Questo appunto dovrebbe essere al mirtillo. Vediamo se sa di mirtillo. L'odore effettivamente appena aperto sembra di mirtillo. Mirtillo strachimico, non mirtillo naturale. È bianca. Sembra molto cremosetta. Questo, vediamo come funziona. L'effetto purificante mi potrebbe far comodo perché ho diversi segni. Ha dentro qualcosa, tipo dei pezzettini che vedo e sono dei pallini rossi. Ok, direi che l'ho applicata tutta. Ne ho messa un bel po', in genere io queste maschere non le metto troppo abbondanti e me le faccio per un paio di volte, ma stavolta ho deciso di fare così per il bene di questo video e per ottimizzare i risultati della maschera. La sensazione di una maschera molto leggera, è una crema ma non è una crema e sembra corposa, sembra quasi più acquosa, quasi più gelosa sul viso. La maschera ha su tutti dei pallini rossi, appunto, sono dei pallini che però si rompono se li premete, quindi presuppongo debbano servire ad avere un'opzione di qualche tipo, presumibilmente purificante. Non mi si sono rotti tutti, quindi boh, però vediamo. Per non contraddirsi, andiamo a provare direttamente la maschera anche per le labbra. Anche questa dovrebbe durare 15-20 minuti, quindi dovrebbe essere perfetto da fare insieme. È una maschera molto bagnata, appena l'ho aperta ha spruzzato liquido, ha un odore delicato, fruttato, e qui abbiamo la maschera, presuppongo sia questa, gelosa. Andiamo a mettersela, dopodiché dovrò starmene zitta, quindi ci vediamo fra un po'. Eccomi qua, ho appena sciacquato la maschera e tolto anche quella per le labbra. Credo di averla decisamente tenuta più di un quarto d'ora, 20 minuti. Credo di averla tenuta circa una mezz'ora. Il viso con la maschera non mi sembra male. Non è una maschera rivoluzionaria che vi direi correte a comprarla perché vi cambierà la pelle del viso. Però è anche una maschera da 1 euro. L'impressione secondo me è che la pelle sia molto sgrassata, quindi sento tipo che non tira assolutamente, però sento tipo, come posso dire, come se scorrendo le dita il mio dito facesse un po' di resistenza sul viso, molto molto sgrassata. Alla fine era una maschera purificante, quindi ci sta. Positivissimo, infatti non la sento tirare per niente. Le labbra sono leggermente idratate, ma mi aspettavo di meglio. Non so se avessi continuato a tenere la maschera se avrebbe agito di più, perché era ancora un po' umidina, quindi aveva ancora un margine di assorbimento, però noi vorremmo adesso prepararci a uscire prima che venga buio, quindi insomma ho evitato di tenerla oltre. Però il risultato è un leggero ammorbidimento delle labbra, ma non straordinario, non sconvolgente. Se dovessi fare una classifica, mi hanno stupito principalmente i cerottini perché non mi aspettavo niente, non sono stati rivoluzionari ma un pochino hanno elevato qualcosa, e per il prezzo che hanno, considerando che ce ne ho altri 3, mi sembra ottimo. Al secondo posto metterei la maschera, che appunto ha un risultato che secondo me è abbastanza blando, però c'è, lo vedo. Al terzo posto forse metterei il patch labbra, perché mi aspettavo un po' di più invece da quello, e alla fine forse in effetto sì, con un buon burro cacao lo ottenete e basta. Però tutto sommato una skincare con questi 3 passaggi, che è costata meno di 5 euro, direi che è più che valido. Primark è un po' un cernallotto, ci sono cose valide, cose un po' meno valide. Per il prezzo che hanno, secondo me può valere la pena di provare. E niente, con questo è tutto. Se avete domande lasciate un commento, se vi va iscrivetevi al canale e io vi mando un saluto. Ciao!